nella collaborazione con il Festival del Mondo Antico. È una collaborazione che negli anni è cresciuta, sia per quanto riguarda il numero degli eventi che abbiamo contribuito a mettere in calendario, sia per quanto riguarda, credo, anche la qualità. È già stato sottolineato, mi piace farlo direttamente. Credo che insomma, il programma di quest'anno sia davvero ricco e alcuni incontri siano davvero anche di alto livello, oltre che archeologico, proprio della cultura del mondo antico. Quindi insomma è una collaborazione che ci piace molto. E ci piace molto anche perché ci dà l'occasione per tradurre in eventi, in appuntamenti, un pochino la filosofia del nostro essere editori. Insomma, la nostra peculiarità è ovviamente fare libri. Con il Festival del Mondo Antico possiamo tradurre il nostro fare libri anche in fare eventi e fare appuntamenti. E uno dei fili conduttori che ci porta a essere editori è proprio quello di guardare il passato, saper leggere i segni dei tempi, provare quindi a interpretare il futuro per vivere al meglio il presente. Tutta una frase elaborata che è sintetizzata alla perfezione nel logo del Festival del Mondo Antico, che è antico presente. E quindi ci riconosciamo pienamente in questo logo che tra l'altro personalmente trovo molto bello e è veramente una sintesi davvero efficace. Quindi anche quest'anno un viaggio all'indietro, un viaggio che ci farà incontrare personaggi affascinanti, ci farà discutere di temi legati al mondo antico, ma sempre nella prospettiva di guardare avanti. A questo proposito mi piace citare, non l'ho preso con me per non fare una non sana pubblicità, ma insomma abbiamo fatto l'anno scorso un libretto di Luciano Canfora che si chiama Gli antichi ci riguardano, e credo che sia proprio questo uno dei fili conduttori del festival in tutte le declinazioni dei temi, perché siamo partiti dalla mia famiglia, l'anno scorso era il viaggio, insomma nelle varie declinazioni, però il tema è interroghiamo il mondo antico per capire il presente, e credo che anche quest'anno se riusciremo in questo obiettivo il festival sarà riuscito. E questo perché effettivamente i temi del mondo antico sono in gran parte i temi ancora dell'oggi, cioè i grandi problemi forse anche risolti, forse sui quali da secoli si discute, sono i temi risolti di oggi, i temi su cui si discute oggi. Pensando all'incontro di questa mattina, no, pensavo al mondo antico, cosa dibatteva? Dibatteva tra le tantissime cose il tema della dipendenza, della sottomissione. Dibatteva il mondo quindi del principio della schiavitù. Allora, a una prima riflessione diciamo la schiavitù non esiste più. Insomma, ci possono essere delle riflessioni, no? Nel senso che viene in mente a tutti noi il Rana Plaza crollato proprio vicino alla festa del primo maggio in Bangladesh qualche anno fa, se non ricordo male nel 2013, per cui la festa del lavoro si è festeggiata in Bangladesh, ma per fortuna in tutto il mondo, con delle manifestazioni contro queste condizioni disumane e contro così, la noncuranza di tanti paesi, tra l'altro compresa, che sfruttano il lavoro di operaia, forse di schiave, per prodotti legati al nostro mondo. Quindi il tema del mondo antico, non so, legato alla schiavitù, legato al diritto di cittadinanza, ci viene in mente lo sbarco che tutti i giorni avviene sulle coste della Sicilia. Sono davvero tanti purtroppo i temi che ancora sono più che attuali e che ci portano a riflettere sul nostro oggi guardando a ieri. E visto che noi siamo l'editore, io vi porterei a questa veloce carrellata di quelli che saranno gli incontri, o meglio, i protagonisti legati ai libri. Il festival, sapete, si articola in tanti incontri, in mostre, in percorsi per i ragazzi, ma c'è uno spazio anche legato al mondo dei libri. Vorrei ricordare insieme a voi solo gli autori e i protagonisti che in questi mesi hanno pubblicato dei libri legati a qualche incontro che abbiamo messo in calendario. Ovviamente quasi tutti gli autori presenti sono autori di libri. La scelta è, vediamo quelli più recenti, quelli che pubblicheranno dopo il festival. Vado in ordine di calendario, lo abbiamo tutti, vero questo? Sì, sì, certo.
Quindi io partirei velocemente ricordando questi incontri, come vi dicevo, legati più di altri a dei libri. Allora, in ordine di calendario partirei con Marino Gnola, sabato 20 giugno alle 10, che Marino Gnola, forse lo conoscete, è un antropologo dell'Università Sorsola di Napoli. Vi cito dei suoi insegnamenti perché lo trovo particolarmente significativo. Lui insegna, tra le altre cose, miti e riti della gastronomia contemporanea, quindi un insegnamento che più che mai sarà adatto a essere protagonista del festival. Vi dicevo, scusate, Marino Gnola ha pubblicato per il Mulino, non parlerò solo dei libri del Mulino, sarò politicamente corretta, quindi Marino Gnola, però in questo caso per il Mulino, ha pubblicato alcuni mesi fa Homo Dietetus. Homo Dietetus è un viaggio nelle tribù alimentari. In questo incontro, che vi dicevo sabato alle 10, in questo incontro insieme a Elisabetta Moro, che tra parentesi è sua moglie, ma insomma questo non è rilevante, ci porterà a fare una passeggiata tra tutte le tribù alimentari, diciamo più strane, perché ci parlerà dei crudisti, dei sushisti, dei vegani, dei vegetariani, del gluten free, dei no carb, perché ce ne sono veramente di ogni specie, e la passeggiata che ci farà fare sarà sempre su un crinale dal confine non certissimo tra l'etica e la dietetica, per cui sarà credo una cosa molto interessante. Sempre in ordine di calendario, un incontro con la professoressa Mozzarelli, che sapete insegna al campus di Rimini, quindi all'Università di Bologna. Anche lei ha vari insegnamenti, forse quello più significativo per il nostro percorso è la storia del costume e della moda, appunto a Rimini, e ha pubblicato con la terza Nelle mani delle donne. Questo incontro sarà con Emanuela Scarpellini e sarà un racconto su come il cibo può nutrire, può guarire, ma può anche avvelenare e può anche sedurre. Quindi sarà una carrellata dal Medioevo oggi su che cosa può fare il cibo, e non sempre è qualcosa di positivo. Vado veloce, e scusate, questo incontro è sabato, sempre alle 15.30. Vado veloce, passo a Giulio Guido Rizzi, che insegna letteratura greca e antropologia del mondo antico a Torino. Questi giorni lo invitiamo a Siracusa perché stanno realizzando alcune opere che lui ha tradotto. Lui è in libreria per il Mulino da poche settimane con un libro che si chiama La trama segreta del mondo, e quindi in questo incontro si parlerà di magia e ricette, delle magie d'amore, ma anche di scienza, perché la magia, come ben sappiamo, ha avuto sempre un percorso molto parallelo a quello della scienza. Questo incontro è sabato pomeriggio alle 17. Poi, ultimo incontro di sabato, non c'è bisogno che ve lo presenti, sarà con Andrea Sidré, che dialogherà con Michele Mirabella. Siamo alle 21.30 nella Piazza Fellini di Comene Massimo Polini, ed è un appuntamento che coincide con il programma di Armeni. Sidré, come sapete, ha pubblicato per Einaudi da poche settimane, comunque da poco tempo, un libro che si chiama L'oro nel piatto, il cui sottotitolo è Valore e valori del cibo. E la domanda che Segre farà a Mirabella, proveranno a rispondere in un dialogo che immagino divertente, sarà: ma noi sappiamo che cosa mangiamo, ma noi sappiamo che cosa abbiamo nel piatto, sappiamo quanto sprechiamo del cibo che abbiamo nel piatto? E soprattutto dice, noi dobbiamo essere consapevoli che il cibo che noi abbiamo nel piatto è oro, ma appunto quanto è questa consapevolezza nella quotidianità? E quindi, insomma, conoscendo, come tutti conosciamo, Mirabella, credo che sarà un dialogo anche divertente, perché interessante. Passo a domenica. Allora, domenica ci sarà Giuseppe Squillaccio, che è un docente di epigrafia greca dell'Università della Calabria. Con noi ha pubblicato pochissimo tempo fa Le lacrime di Mirra, e quindi in questo appuntamento ci porterà a gustare i profumi e le spezie nella cucina del mondo antico, sottolineandone, perché appunto ci farà anche
un po' sorridere gli eccessi, le bizzarrie che si sono verificate nella storia. Termino con un'anticipazione di un libro che uscirà sempre per il Molino, di Gianmarco Navarini, che è un autore della Bicocca di Milano, e qui passiamo al vino. Sarà un dialogo a tre, ci saranno anche Oreste De Luca e Massimo Tozzi Fontana, a parlare della cultura del bere, la cultura del vino, vedendola sia come passione, ma forse a volte anche come un po' di snobberia che insomma a volte eccede sulla passione vera. Quindi vi dicevo, questi sono un pochino i nuovi libri, che i più recenti libri che faranno un po' la trama del festival, ma come vedete dal programma ci sono anche spunti legati al cinema, ci sono spunti legati al teatro. Vorrei ricordare qua la preziosa collaborazione che ci ha dato Roberto Danese per tutto questo aspetto legato al mondo teatrale e cinematografico, e quindi insomma davvero i collegamenti saranno tanti. Forse possiamo dire che sarà un piatto davvero ricco questo festival e varrà la pena di assaggiarlo con gusto. Mi fermo qua. Grazie.